Allora, come avete capito, me la devo portare dietro per tutto il viaggio perché si è automessa di fianco a me. Wait. Metti a posto. Allora, io sono col pullman, lui non voleva stare davanti, dovevamo stare davanti, ci hanno cacciato dietro e io di conseguenza... Che palle, in breve me la devo sopportare ancora per me, io la uccido dentro la fase fianco. Ce la farò. Ma adesso stiamo andando all'Orio Center. Al campo. Finalmente si mangia. Alla bellezza delle... probabilmente 3:30, però... In Bologna si cena a quest'ora, quindi sei a un buon orario. Mammina felice, siamo finalmente al KFC. Sei contenta? Guardate questa meraviglia. Adesso facciamo un momento ASMR. Listen, no. Aspetta, se lo appoggio da qualche parte, ok. Oh! Il momento salsina è sempre obbligatorio. Vi aggiorniamo dopo quando avremo finito probabilmente. È un'esperienza mistica. È veramente buonissimo. È vuoto. Ecco le ossa. In due, un cestino normale qua in Italia riempie. Sto mangiando le patatine a forza perché avevamo due pacchetti a testa. Mi ha preso il menù da 4 per 4 persone e sono letteralmente pienissimo. E ho intanto vlogo perché no, intanto che non c'è l'altra scema. Almeno. Poi sai cos'è la cosa che ti riempie tanto? È che c'è le bibite gratis. Purtroppo è tornata. No, stavo dicendo. Sai cosa che ti riempie tanto? Anche il fatto che ci sono le bibite gratis, quindi ne prendi un sacco, bevi tantissimo e quindi ti riempi anche prima. E non sono prima. Piccole. E non sono piccole perché una mia mano, questo è il bicchiere, è come, non so, come dal Mac prendere una piccola, prenderne una media. No, non andiamo alla Disney. Sì che andiamo alla Disney. Dopo essere stati traumatizzati dal KFC perché era tantissima roba. Forse abbiamo esagerato, abbiamo preso un menù da 4x2. E avevamo già mangiato il panzerotto. Esatto. A parte che erano passate tipo 2 ore da quando abbiamo mangiato. Però eravamo pieni. Comunque sembra mai il panzerotto ha riempito. Tanto anche. Perché era abbastanza pieno. Scusate, 3 euro voglio dire. Dovrà fare pur qualcosa. E comunque niente, abbiamo finito tutto perché noi siamo dei veri Zack Choi della situazione. E vabbè. Grande Zack Choi, se vedrai questo video sai che sei. If you watch this video, we like you a lot. Very love you. Va bene. Tanto qua siamo, come vedete, stiamo girando, tanto qua è talmente grande l'Orio Center che ci si perde a momenti. No, seriamente. Vabbè. Aggiorniamo dopo, magari quando abbiamo quasi finito i giri, che passiamo al piano sopra, perché siamo al piano terra. C'è la Lego, sono una bambina felice, anche la Disney. È gigantesco. Fa vedere la Lego. Quanto è bello il negozio Lego. Ma vi rendete conto dove mi porta, dove devo entrare? Disney. Va bene. Mi dicevano che è quasi finito l'Orio Center, mi dicevano. È piccolo l'Orio Center, mi dicevano. Ti orienti facilmente l'Orio Center, ti dicevano. Io sono capace di orientarmi perché ci vengo spesso. Quindi, io che non ci vengo quasi mai, ovvio che non mi so orientare. Intanto stai seguendo me, quindi che appunto, vabbè, ho capito, ma se uno ci viene da solo che si deve fare? Se uno non conosce le cose... È pieno di mappe, non vorrei dirti. Vabbè, fa niente, ma uno che vuole un attimo... In qualche cosa siamo sulle scale mobili, ci stiamo alzando e là c'è l'Hollister. Mango, no, l'Hollister non ci andiamo. Sì, cioè, ho passato 5 anni della mia vita con Lucrezia, mia sorella, che entrava sempre da Hollister e non si vede niente dentro, quindi ciao. Andando da Game 7 Athletics. Perché ovviamente un ragazzo non va nei negozi della Disney, giusto? Aia. Violenza su animali. Athletics, andiamo. Athletics,
perché siamo 13 noi. Scorpion Bay. È bello. Cose che voi non potete... No, niente, non posso dire queste cose. Ti devo utilizzare Caporiccio. Cose che non ci possiamo perdere. Esatto, vabbè. Dammi James. James Seven Athletics. Ma quando mai in un bagno ci sono le divanetti, cazzo? La lo sento, è proprio bello. E comunque, intanto che non c'è la rompiscatole dall'altra parte, che è in bagno, fortunatamente. Niente, per dirvi che praticamente questo questa media viene stata accordi, questa è la seconda parte del vlog, ma più che altro perché sennò veniva un video solo di tipo un quarto d'ora e quindi ho deciso, preferito dividerlo, semplice. Comunque intanto mi godo con la tranquillità, questi paretti sono proprio comodi. Va bene, ci vediamo dopo. Quello saremo probabilmente al ritorno perché manca veramente poco, sono quasi le 4:30 e tra mezz'ora ritorniamo per andare a scuola, purtroppo. Va bene, bella legend. Intanto noi stiamo cercando il bagno perché ce n'è uno ogni 2 chilometri, come la mappa. Vabbè, iperal comunque, molto interessante. No, è iper, non iperal. Iper, scusa, hai ragione, iper. Grande I. La grande I. Io sono il grande J, allora, JJ, va bene. Io sono grande J. No, io sono JJ. Io J. Sono più importante. Ah. Comunque è importante avere la... avere l'appoggio dei fan, tipo lei mi sembra la mia fan, una fan molto accanita. Sta guardando verso una direzione ignota. Dici, cosa pensi? Mi mandi a quel paese? Brava, no, ma brava. Complimenti. Sai che ti dico? Bene, abbiamo finito la giornata a Bergamo. La voglio uccidere, prima di arrivare lo faccio. Giuro. Sicuro di riuscirci? Va bene. E niente. È finito qua. Quindi iscrivetevi, commentate, lasciate like. Seguitemi su Instagram. Lei nome, sì. No, anche a me. Commentate, lasciate like. Vi scrivete con che hashtag? Hashtag Persi per Bergamo. Va bene, anche Persi per Bergamo. Legend Ask. Legend Ask. Legend Ask. Commenta. Io commento. E niente. E come sempre? Ah, nessuno la sa la mia intro, e anche il mio cugino sta ascoltando da bastardi. Stay legend, stay legend, stay JJ. È una pazza questa. Dillo che sei una pazza. Dillo! Ascolti, sono musicamente. Ah. Motherfucking animal. Sì, io non lo so fare. Sbocca.